Benvenuti a questo nuovo video nel quale voglio trattare un argomento sicuramente non nuovo, ma siccome da una parte siamo in estate, quindi vogliamo andare un po' più sul leggero, dall'altra ribadire i concetti male non fa, e allora ho deciso di registrare questo video dal titolo Linux ovunque. In che senso Linux ovunque? Uno degli stereotipi più radicati e più difficili da vincere è quello trito e ritrito di Linux, che è uno strumento ad esclusivo uso di persone tecniche, di professionisti informatici. Linux è difficile, Linux non parliamone, stiamone distanti perché io sono una persona normalissima, non me ne intendo e quindi non potrò mai usarlo. In realtà, con questo video voglio mostrare e ribadire, perché ripeto, non è un concetto nuovo, non sono informazioni nuove, ma voglio solo dimostrare con questa serie di link che poi vi lascerò naturalmente nella descrizione del video stesso, come spunto anche vostro di ricerca, se volete approfondire alcuni argomenti. Dicevo, ecco, voglio mostrarvi che in realtà Linux è molto, ma molto più diffuso di quello che si pensi. E soprattutto a volte, proprio le persone che dicono, io Linux non potrò mai usarlo perché non sono un tecnico, in realtà magari non se ne accorgono nemmeno che stanno usando apparecchi che dietro, zitto zitto, nascosto, hanno in una qualche forma un sistema Linux che sta lavorando per loro in modo semplicissimo e appunto loro nemmeno lo sanno. Ecco, quindi veramente questo stereotipo del fatto che Linux sia difficile da usare ormai non dovrebbe più sussistere oggi come oggi. Basti pensare, uno su tutti, ad Android, che spero ormai sappiano tutti che è un sistema open basato su Linux, sul cuore Linux. Ecco, quindi Android ha avuto un successo stratosferico, mondiale. Tutti usano Android, a tutti piace usarlo, dicono, immagino che dicano che sia anche facile usarlo, visto che si continuano a comprare telefoni e smartphone Android, tablet anche, cominciano a prendere piede anche i tablet, quindi ecco, laddove c'è successo a livello mondiale vuol dire che sia tecnici sia non tecnici sono in grado di usare un sistema basato su Linux. Quindi questa dovrebbe essere la prova del 9, la dimostrazione che in realtà Linux non è per niente difficile da usare. È importante naturalmente presentarlo al pubblico finale, all'utente finale, in un certo modo ovviamente, perché non siamo qui a negare che Linux può essere usato anche solo da terminale con comandi lunghi, corti, lunghissimi, strani, che sembrano arabo scritto, così come Android, molto user friendly, come si dice, molto vicini all'utente, intuitive, con interfacce intuitive. Quindi Linux è molto duttile, si adatta un po' a tutte le situazioni. Ecco. Allora, questo video quindi non spiego nulla di particolare, di tecnico, niente, ma faccio semplicemente una carrellata di questi link, nei quali sta scritto, ecco, Linux è usato qui, Linux è usato là, e così possiamo renderci conto appunto come Linux in realtà sia ovunque. Partiamo dunque, posso anche nascondere la mia solita consueta scaletta perché questi link io per comodità li ho già aperti nel mio browser, eccoli qua in fila, e partiamo così con questa veloce carrellata sugli ambiti nei quali possiamo trovare Linux. Dunque, il primo è ancora, se vogliamo, legato un po' all'ambito informatico computer, però stiamo parlando di super computer, cioè quei calcolatori che a livello mondiale i vari paesi a volte fanno un po' a gara ad avere quello più veloce di tutti. Sono quei computer particolari o insieme di computer che riescono a fare miliardi di operazioni al secondo, eccetera, eccetera, e che sono molto utili per creare delle simulazioni. Tipicamente,
Per esempio, la prima che viene in mente, con questi supercomputer si possono fare simulazioni di sistemi meteorologici per le previsioni del tempo, per capire come le correnti si muovono, vengono simulate con i supercomputer, che sono gli unici che hanno la potenza di calcolo necessario a dare un risultato in tempi ragionevoli. Altre utilizzazioni di questi supercomputer sono per esempio le simulazioni delle molecole chimiche, dei composti chimici, vedere come si possono comporre prima in modo virtuale simulato per poi magari arrivare a un composto effettivo, concreto, utile all'uomo. Ecco, insomma, adesso avete capito un po' l'ambito, un po' cosa servono questi supercomputer che sono un po' delle macchine un po' così, un po' lontane da noi, dalla vita quotidiana, esistono e hanno un loro scopo ben preciso e molto utile. Ma per il nostro video, compiti dei supercomputer a parte, i supercomputer stessi, come potete vedere qui, questo grafico, che magari se ingrandisco un attimo è più facile leggerlo, vedete qui. In cima la voce Linux. Linux giallo, e vedete che in questo grafico è preponderante decisamente negli ultimi anni, a partire da circa 2004-2005. Potete vedere in basso nella scala degli anni temporale, in basso, a partire da 2004-2005 Linux ha preso decisamente, nettamente il sopravvento come sistema operativo usato per questi supercomputer. Lì che volevo arrivare. Quindi vedete nettamente, decisamente e nettamente. Se volete vedere per esempio Windows, il grande per ora dominatore nel mondo desktop, diciamo nel mondo dei PC di tutti i giorni nostri, vedete che Windows è blu, bisogna proprio un po' cercarlo per vederlo, questo blu un po' più scuro, eccolo qua, una fascetta da niente. C'è qualche supercomputer che usa anche Windows, ma il giallo nettamente predominante. Vedete, negli anni precedenti era nettamente predominante questo verdino, verdino acqua, e che sta alla voce Unix, che è poi il sistema operativo dal quale ha preso spunto Linux, insomma, da quale è nato poi Linux come alternativa libera e gratuita a Unix, che in realtà era un sistema proprietario e a pagamento. Quindi quello che ci importa è lo stato attuale, vedete 2011, praticamente quasi tutto Linux. E questo per quanto riguarda i supercomputer utili all'umanità. E guardate qua, acca. Casualmente Linux è preponderante. Bene, andiamo avanti al prossimo link, vediamo cosa ci propone. Ecco, questa è una pagina di Wikipedia, come quella precedente, però qui presenta un elenco di Linux adopters, cioè di coloro, per esempio governi, vedete qui la prima voce è governi, poi si passa all'educazione, la casa, nel senso di utilizzo casalingo di prodotti con Linux, poi al business, agli affari, alle istituzioni scientifiche, eccetera, eccetera. Qui presento un elenco con vari link di tutte quelle istituzioni, diciamo, che hanno adottato nel tempo, in un modo o nell'altro, in una forma o nell'altra, dei sistemi basati su Linux. Vedete che anche i governi, ce ne sono diverse, qui naturalmente non stiamo a leggerli in questo video, però lasciandovi il link potete andare a vedere voi stessi ciò che vi interessa in tutti questi ambiti. Andiamo avanti. Prima di andare avanti, quindi, visto che lo scopo del video è mostrare come Linux in realtà sia molto diffuso e utilizzato magari molto più di ciò che si pensi, vedete che dopo i supercomputer qui parliamo già di diversi ambiti molto importanti, vedete, governi, educazione, casa, affari, scienze, vedete, sono in tutti gli ambiti Linux in realtà è usato e anche parecchio. Andiamo avanti, qui si parla di car makers, cioè di fabbricanti di automobili,
con sistemi Linux embedded, cioè integrati nelle automobili, nel cruscotto delle automobili. Questo è un altro ambito nel quale Linux sta prendendo, scusate, rapidamente piede, dove ci sono tutti questi sistemi di, da una parte di intrattenimento, dall'altra di informazione proprio di funzionamento dell'automobile, i navigatori anche. Ecco, in tutto questo ci sono dei costruttori di automobili americani ed europei che sono decisamente interessati ad appoggiarsi a Linux. Immagino anche per una questione di costi di licenza, cioè nulle, quindi si parte, diciamo, da una base più bassa di impegno finanziario per poi ottenere dei sistemi altrettanto validi che non usando, che ne so, Windows, ecco. Questo altro link parla ancora di automobili, quindi ambito automobilistico, e vedete qui la frase che automakers betting on Linux, eccetera eccetera. Betting, quindi scommettono, quindi i costruttori di automobili scommettono su Linux per il futuro dell'infotainment, dei sistemi di infotainment, appunto quello che ho appena detto prima, cioè sia di informazione che di intrattenimento in automobile, visto che le automobili progrediscono decisamente su questo sentiero. E vedete qui per esempio un cruscotto dove, integrato al navigatore, ci sono anche voci tipo ristoranti, ufficio, ci sarà anche email da qualche parte. Insomma, l'automobile diventa sempre più un ufficio semovente, ecco. Poi non bisogna scordare nemmeno Linux in ambito medico, in ambito medico, perché ci sono dei device, cioè degli apparecchi medici che hanno nel loro cuore un sistema Linux che li fa funzionare. Ecco, qui è importante, la nostra salute, la nostra vita dipende anche da apparecchi che funzionano con dentro Linux. E perché no? Anzi, oserei dire. Poi in ambito spaziale, ecco qua, ESA, questo qui è l'ente spaziale europeo. E qui ho scelto una pagina dove si parlasse di Linux senza andare troppo nei dettagli. Comunque, ci sono dei progetti. Anche qui non stiamo a leggere ovviamente in questo video, se no finiamo domani sera. Comunque, vedete, anche nell'ESA, cercando Linux, si parla di sistemi operativi, si parla di Linux particolari usati per loro, per i loro scopi, per i loro robot magari da mandare nello spazio, o per altre cose, per altre gestioni. Comunque vedete Linux un po' dappertutto, vedete qua. E qui stiamo parlando di ESA, così come naturalmente il corrispettivo americano, la NASA, anche lei, Tools and Technologies. Vedete che qui anche loro hanno dato avvio o hanno fatto dei progetti che si sono basati o che si basano tuttora su Linux. Vedete qui la parola Linux citata, eccetera eccetera. Potete leggere se vi interessa, naturalmente cercare questi siti, accedere all'ESA, alla NASA, e cercare Linux, scorazzare qua là nei siti, troverete sicuramente delle informazioni. Quindi ambito spaziale. E quindi finora abbiamo già visto praticamente spaziato un po' dappertutto. Avete visto governi, supercomputer, ambito educativo, scienze, automobilistico, spaziale. Torniamo sulla Terra, a casa. Abbiamo già parlato dell'ambito casalingo come apparecchi di intrattenimento, quando vi ho mostrato questo secondo link qui, home. Si parlava di PlayStation, di sistemi multimediali, eccetera, 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 ma la casa gestita in quanto tale, la famosa domotica, sistemi che gestiscono anche a distanza alcune parti, alcuni aspetti della casa. Adesso non so, mi invento, non so, le tapparelle o le persiane che si chiudono quando c'è troppo sole, rispettivamente si aprono quando è scuro, ecco, insomma. O le webcam, i sistemi di sicurezza, videosorveglianza, tutte queste cose, il riscaldamento, non so, insomma, tutto ciò che ha a che fare con la domotica. Adesso sto un po' inventando, ma qui potete leggervi tutti i dettagli, e vedete che qui si parla di sistemi che
basati completamente su Linux, Linux Home Automation. E appunto qui si parla di tutti questi sistemi per gestire in modo automatico vari aspetti della propria casa, sempre ovviamente su Linux, quindi domotica. Qui non so che, non mi ricordo più, lo smartwatch, ah, ecco sì, questo è uno dei link, il primo che ho trovato, che parla di orologi un po' particolari, di watch, quindi con Linux. Vedete? Orologi con Linux nel loro cuore, quindi all'interno hanno un sistema Linux. Non so, francamente, se forse ha a che fare con Android. In questo caso vedo qui citato Android, comunque pur sempre Linux, un sistema basato su Linux, e voilà, orologi. Quindi ambito orologero, e aggiungiamo anche questo, poi il prossimo, ecco, questo è un link abbastanza curioso che amplia ancora, se mai ancora possibile, il campo d'applicazione di Linux. Qui vedete che stiamo parlando di forni. Penso, non so se sia un forno a microonde, comunque un forno con un sistema, non so se sia Android o Linux, questo dovrei leggere sopra, ma lasciamo perdere, potete sempre leggere voi con tranquillità. Comunque un forno, diciamo che è un forno a microonde basato su Linux. Qua, sì, ecco qua, lo vedo adesso, Linux, microwave, microonde, e è un forno a microonde basato su Linux. Questa è una macchina, una lavatrice, una macchina per lavare i panni, ecco, una lavatrice che è basata su Android, quindi di riflesso su Linux, con cuore Linux. Poi andiamo avanti, credo che qui, sì, qui c'è una macchina distributore di caffè basato su Linux e con interfaccia programmata in Qt, librerie Qt, il framework Qt, che è quello con cui è costruito il sistema desktop KDE, per esempio, famoso KDE, antagonista di GNOME, o di GNOME, insomma come volete pronunciarlo, a me viene da dire GNOME. Ecco, KDE è costruito con le librerie Qt, grafiche Qt, l'ambiente desktop KDE, questa macchina, questo distributore per caffè, vedete con il bicchierino addirittura griffato Qt, all'interfaccia qua sopra costruita su un sistema Linux e Qt. Ecco, vedete forse qui ancora un dettaglio con i vari pulsanti per scegliere il tipo di caffè, cappuccino, eccetera. Comunque dietro ci sta Linux, quindi vedete che anche in ambito casalingo abbiamo parlato di lavatrici, di forni a microonde, di macchine di caffè, e questi sono solo degli esempi, ma sicuramente a casa vostra magari non lo sapete, ma avete anche voi un frigorifero con dietro l'elettronica magari basata su un mini sistema Linux. Avete anche voi una macchina per il caffè che magari è tutta elettronica con i bei pulsanti, i menu, e magari non sapete che dietro potrebbe anche esserci, perché no, con una buona probabilità, un mini sistema Linux. E voilà, poi ho ancora un ultimo link del quale ho server error, mi spiace, io naturalmente cerco i link un po' di tempo prima e poi oggi l'ho aperto e, ah no, ecco, era successo solo un problema di lettura per fortuna, perché ecco l'ultimo link raggruppa un po' quello che abbiamo visto nelle pagine precedenti, in tutti i link che abbiamo passato. In quest'ultimo link, che è di un po' di tempo fa, non vedo una data, comunque questo articolo con i 50 posti in cui Linux viene utilizzato che magari non ci si aspetta, era un link abbastanza richiesto un po' di tempo fa, forse un anno fa, però è sempre valido. Vi metto naturalmente nella descrizione del video anche questo link, e qui raggruppa appunto 50 posti dove Linux viene utilizzato, quindi i governi, quindi ripetiamo, ribadiamo i governi, il Dipartimento della Difesa americano, la Marina americana, la città di Monaco in Spagna, l'amministrazione americana federale dell'aviazione, il Parlamento francese,
Questo aveva fatto notizia, ecco perché già qualche anno fa, nel 2006, era passato a Ubuntu, tra l'altro. Da Windows il Parlamento francese usa Ubuntu, è passato ad Ubuntu. Poi questo è una banca cinese, China Bank, usa anche lei un sistema Linux. Le scuole e i collegi pakistani usano Linux, già addirittura nel 2002 hanno iniziato a lavorare Cuba. Beh, questo naturalmente è un caso tipico, Cuba usa sistemi basati su un loro Linux. L'educazione, il Ministero dell'Educazione e delle Scienze della Macedonia, Ubuntu, il servizio postale americano, che loro, penso, non ho letto qui la didascalia, comunque, ecco, usano oltre 900 Linux cluster, eccetera, eccetera, tutto basato su Linux. La Corte federale americana, anche lei, usa un sistema basato su Linux. Il governo della città del Messico, anche lì, manco a dirlo, Linux. Il Garden Grove, California, che non so cosa sia, non è un museo, è un palazzo, ma non è un museo, scusate, non so, bisognerebbe leggere qui. Comunque, ecco, il Garden Grove in California, anche lui usa Linux. In largo Florida, Linux. Le poste della Cechia, della Repubblica Ceca, Linux. Ambito dell'educazione, le scuole russe, un loro Linux. Le università tedesche della Germania, Linux. Nelle Filippine, in ambito educativo, Linux. La Georgia, l'ex Stato sovietico, Linux. Lo stato indiano di Tamil Nadu, Linux. Alcune scuole svizzere, anche del mio paese, quindi non tutte, ma alcune, sperando che aumentino, stanno già usando Linux. Bolzano in Italia, Kerala ancora in India, il famoso progetto One Laptop per Child, cioè questo laptop che vedete qui verdino, che è costruito a veramente a basso costo, solido, che può funzionare anche in condizioni difficili per poter dare un PC a tutti i bambini del mondo, idealmente. Ecco, questo è un famoso progetto. Le scuole indiane, dell'Indiana, scusate, nel business, cioè nel mondo degli affari, vabbè, Novell è comunque un'azienda in ambito informatico, Google, altro famoso, famosissimo e grossissimo utilizzatore di Linux. L'IBM stessa spinge molto Linux, Panasonic, Virgin America, che è una compagnia aerea, Cisco, ambito tecnologico, ConocoPhillips, penso che sia un'azienda, boh, di trasporti o petroliferi o di, ma non saprei, comunque. Omaha Steaks, penso che sia una catena di ristoranti, o insomma, ecco, Amazon, altro famoso utilizzatore di Linux, Peugeot, fabbrica automobilistica, Wikipedia stessa, ci mancherebbe, se l'enciclopedia libera non usasse sistema operativo libero. Uno degli ultimi acquisti, ecco, che è passato famoso, che ha fatto anche parlare, da Windows a Linux, è la borsa americana. Poi qua Coat Factory di una catena di fabbricanti di indumenti, di vestiti, insomma, ecco. Questo penso che sia anche qui una catena di mobili, di fabbricanti di mobili che usano Linux, insomma, questo qui è orologi, anche qui. Probabilmente per gestire le loro infrastrutture usano Linux, Toyota, vendite di Toyota gestite con Linux, agenzia di viaggio, qui a casa e in ambito scientifico, vedete la Sony PlayStation che può o poteva, adesso francamente non so se può ancora usare Linux o meno, non mi ricordo più per sicuro, i netbooks naturalmente che possono avere a bordo una versione di Linux.
alcuni modelli di Dell che hanno ancora ripreso piede di recente, quindi Dell è rimasta fedele ad Ubuntu e anzi sta intensificando la produzione di modelli con Ubuntu. Il Cern, altro notissimo utilizzatore, grande utilizzatore di potenza di calcolo basate su Linux. Qui un sito Archive Internet, eccetera, eccetera. Insomma, vedete che sono tanti, sono 50. Ecco, IBM ancora, viene ribadito ancora che IBM usa per i suoi computer Linux. Ecco, 50 siti che raggruppano un po' in alcune parti quanto abbiamo già visto nelle pagine qui precedenti, nei link precedenti. Ecco, il video è terminato. Come ho detto all'inizio, non volevo spiegare niente di particolare, niente di nuovo, ma semplicemente ribadire che Linux, come avete potuto vedere solo da questi pochi link, è usato magari anche a vostra stessa insaputa, ma in talmente tanti ambiti. Cioè, praticamente Linux permea completamente la nostra vita più o meno tecnologica e non c'è dubbio su questo, è un dato di fatto. Quindi diciamo che a contrapporsi allo stereotipo di Linux difficile solo per tecnici, c'è tutto un mondo che noi usiamo quotidianamente, magari anche senza saperlo, con Linux a bordo. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione, un saluto e alla prossima!